Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. A pochi passi dai binari e qui dietro di noi, alle nostre spalle, c'è il monitor degli arrivi e come potete vedere a colpo d'occhio la maggior parte dei treni sono stati cancellati. E quei pochi che non lo sono stati riportano comunque ritardi di per più di un'ora. Vi volevo far vedere anche la biglietteria dell'alta velocità. Come potete vedere si è venuta a creare una coda di diversi metri e molte persone stanno provando a chiedere il rimborso o a farsi spostare il treno. Lo sciopero andrà avanti fino alle 15 di questo pomeriggio e proveremo più tardi a chiedere se la situazione migliorerà o peggiorerà. Beh, diciamo che quel tabellone che ci hai mostrato con quella sfilza di treni cancellati non lascia promettere nulla di buono, almeno per le prossime ore. Esatto. A proposito della decisione di comprimere Prego. Prego, Lorenzo. Anche perché, scusami Francesco, ora non si vede, ma stamattina era stato cancellato anche il treno che doveva portare a Fiumicino. Quindi molti turisti spaesati non sanno come raggiungere l'aeroporto e questo chiaramente creerà ulteriori problemi. Allora, è chiaro che l'intento di creare disagi in una giornata di luglio